Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video make-up per il make-up di questo, per il trucco di stasera mi sono ispirata alla copertina dell'album di Celine Dion del tour mondiale che ha fatto qualche anno fa e di cui uscirono due, tre, quattro, ho perso il conto di CD e anche i DVD delle varie serate, dei vari concerti. Il trucco è molto semplice, è uno smoky marrone molto naturale, a parte che è calcato nella parte intorno all'occhio. Ha le labbra molto gloss, trasparenti e gloss. Le unghie pure dovrebbero essere trasparenti, io stasera ho dovuto mettere un color carne perché ho le unghie molto ingiallite in questo periodo. Il perché non lo so. Spero che si riprendano il prima possibile. Io vi mando un grosso bacio, spero che vi può interessare l'esecuzione di questo trucco che è molto semplice. E forse l'unica particolarità è come ho fatto a creare piano piano la gradazione, i due pennelli che ho utilizzato che sono semplici da reperire. Spero che vi possa essere utile, io vi mando un grosso bacio e se vi va seguite il video. Ciao! Allora, ok, ho già fatto la base, non ho messo però il fardo, lo mettiamo dopo insieme perché vorrei metterlo che tira verso su, quindi lo vediamo insieme. Un occhio già l'ho preparato e ora vado a truccare quest'altro insieme a voi. La prima cosa che metto ovviamente è una base per ombretto, me la vado a mettere sul, visto che è rimasto uno scacazziello, lo prendo con un piccolo pennello sintetico. E ok, l'ho finita. Sì. E lo vado ad appoggiare su tutta la palpebra, sia mobile che fissa, e poi sfumo con il dito. In questo modo. Un altro scacazziello. L'ultimo gocciolino lo metto qua e qua. Ora prendo un pennello da sfumatura e un marrone opaco medio e a differenza del normale che di solito si appoggia e poi si sfuma, io appoggerò direttamente con il pennello da sfumatura per creare un inizio di gradazione. Quindi a pennello quasi pieno lo passo così in modo abbastanza soft su tutta l'area, evitando ovviamente di arrivare fino sotto al sopracciglio. Mi concentro bene dalla piega a salire e sfumo. Ok, ora prendo l'applicatorino, lo intingo sempre nel marrone medio e vado a colorare la palpebra mobile. In modo uniforme. Mi tiro leggermente in alto e coloro bene tutta la palpebra. Riprendo il pennello da sfumatura e lavoro qua l'incrocio. Dare maggiore intensità, prendo un pennello di questo qua a penna e intingo sempre nel marrone e lavoro nella piega. Sfumo i contorni alti sempre con il pennello da sfumatura. Ora vado a prendere un pennello a lingua di gatto, si è un pochino rovinato, devo cercare un altro. È un ombretto nero,
Questo è glitter, ma è praticamente indifferente. E vado a creare la linea scura sopra alle ciglia. Prendo un po' di colore e come se volessi tirare una linea di eyeliner, vado semplicemente a colorare. Dall'angolo esterno fino all'angolo interno. Sfumo con lo stesso pennello e tiro leggermente. A questo punto traccio una linea sottilissimissima con un eyeliner, è proprio minuscolo, giusto per intensificare l'attaccatura delle mie ciglia. Con il pennello appena di prima sfumo leggermente la sagoma nera tracciata. Ok. E nella parte inferiore vado a tracciare una piccola una linea con una matita per occhi color marrone. Oh, mi sono dimenticata una cosa all'altro occhio. Voglio mettere una matita color carne all'interno. Vabbè, lo facciamo dopo. Dopo che ho applicato, sfumo leggermente con il dito. Riprendo il pennellino sfigatino a linguina di gatto e il marrone. E vado a fissare e a sfumare la matita appena applicata. Così mi tiro verso l'esterno dell'occhio e riprendendo l'ombretto nero e lo stesso pennello intensifico l'ultima parte. E continuo a portarmi verso fuori in questo modo. Ora vado a illuminare l'arcata con un beige chiaro e un pennello così, da applicazione molto morbido. Lo metto e sfumo anche i contorni creati prima. Ne aggiungo un altro pochino qua sotto, perché il trucco di Celine in questa parte qua è molto più scuro del normale. Si potrebbe anche riprendere questo pennello se non è uscito bene e fare questo tipo di lavoro, così da avere questa parte un pochino più scura e marcata. Ok, ora mascara. Lei porta le ciglia finte ovviamente, io non metterò ciglia finte ma andrò a piegare le mie ciglia con un piegaciglia e metterò diverse passate di mascara. Ok, ora vado a sistemarmi il sopracciglio, prima lo pettino ovviamente e poi con il set della Essence utilizzo la parte la parte chiara per riempire, quindi vado qua sotto continuo a riempire anche la parte finale, poi prendo lo scuro e da metà vado a scurire la parte finale, ancora un altro po', e con il chiaro ovviamente vado a sfumare e a sistemare, poi le ripettino.
mi sono ridimenticata di mettere la matita color beige, che dove la tengo? La tengo qua. È questa della Essence, la metto in entrambi gli occhi. Si dovrei anche temperare. Vabbè, ora non ce l'ho qua il temperino, quindi mettiamo. Ecco qua, una e anche l'altra. Come dicevo prima, mettiamo insieme anche il blush. E dove sei? È di qua. Oddio, vi sto accecando. È un marroncino con glitter. È quasi una terra. Ovviamente è quasi finita. Quindi vabbè, la prendo. E dalle gote vado verso su. Di solito io faccio così, ma voglio allungare il viso, quindi lo porto verso su. Ovviamente uguale dall'altro lato. Ok, per le labbra, lei ha queste labbra molto gloss, quindi io vado con un gloss trasparente. Questa è glitterini, ma it's same. Scusate questi capellacci. Ecco qua. Ok, trucco finito, è abbastanza simile all'immagine dell'album da quale ho preso ispirazione, cioè l'album, come ho detto prima, del tour mondiale di Céline Dion di qualche anno fa. Spero che questo trucco vi sia stato utile. Alla fine è un trucco naturale che è uno smoky marrone un pochettino modellato per il viso, che non è il mio, lei ha un viso molto lungo. Però ho cercato di riproporvelo. Spero che vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!